Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta su Fallout. Cane, cane, cosa vuoi? Sto facendo la intro, un po' di pazienza, vai a rosicchiare qualcosa. Oh, ogni tanto mi ascolta. Allora, io e la buona Erminia abbiamo deciso di voler un attimino dare un tocco a questa tristissima città. Quindi vogliamo innanzitutto costruire un minimo di difesa perché prima o poi ci attaccheranno, ce lo sentiamo. Vorremmo portare degli abitanti, dotare il tutto di energia elettrica, acqua, comfort, la spa, i massaggi e un Apple Store e via dicendo. Insomma, il solito, diciamo. Abbiamo raccolto un bel po' di materiali. Cane, mi metti ansia se mi giri così. Non vai a rompere i coglioni da un'altra parte, non lo so, vai a giocare con una granata. Ah. Oh. E diciamo quindi che è il caso di mettersi all'opera dopo che abbiamo costruito quell'obbrobrio di casetta sull'albero, ma vabbè. Allora, cominciamo innanzitutto dal ponte, che sarà la stravia di accesso. Cane, vieni qua, cane, 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 no, parliamo, ehi. Cane, cane, un momento, resta. Aspetta lì. Lì, proprio lì ti voglio, ci rivediamo fra 20 anni. Piccoglioni, dicevo, se non mi interrompono altre bestie magari... Cominciamo dal cancello perché dobbiamo un attimino tutelarci. Il ponte non penso che sarà proprio la via d'accesso preferenziale, perché penso possano passare tranquillamente dall'acqua. Però direi intanto di cominciare a costruire da questo punto. Allora, vediamo quale meraviglioso materiale ci fornisce il buon Fallout. Sì, perché veramente... Oh, difesa, abbiamo qualcosa di difesa. Già un punto di partenza, torrette, postazioni di guardia, mi piace. Proprio così e basta? Ma che tristezza, c'è tutto qua. Fallout, cioè proprio non c'era niente di meglio. Cosa di più altina, una cancellata, non so. Ok, abbiamo il cancello più triste dell'esistenza umana. Come giusto che sia per il survivalista. Vediamo se riusciamo a piazzarlo in modo che mi blocchi l'entrata. Grazie Fallout per la cooperazione. Ok, oh, adesso ragioniamo. Ma funziona proprio? Non è che è tarocco tipo, no? Vediamo un po'. Ok, parliamone, parliamone. Dimmi che l'ho messo dal lato giusto. Sì, ok, questa è l'entrata, no? Perché sennò cominciavamo malissimo. E quantomeno il cancello è difeso. Però, qui dovremmo poterci difendere. Vediamo un po' cos'altro ci offre il gioco. Allora, qui sopra si potrebbe fare un qualcosa di sopraelevato, in modo tale che eventuali guardie possano stare sopra ben difese. Vediamo un po' se riesco a inventarmi qualcosa di carino. Cioè, carino no, voi lo sapete. Era una cosa tristissima da vedere con i materiali di Fallout, ma abbiate pietà. Allora, vediamo se me la piazza senza troppi traumi, gentile Fallout. E... potrei anche averla messa dritta? Addirittura, no, mai nella vita, ma mai nella vita. Allora, ok, posso agganciare i tetti a quanto pare. E ovviamente è completamente sfasato. Non sia mai che una volta me lo dai giusto calcolato, Porco di quel cane, gioco io e te. Ok, qua ci vuole la classica scalinata, che giustamente mi sta fra le cose in legno. È sempre un trauma, trovare le cose in questo gioco, sarò sincero. Sì. No. Perché c'è ovviamente un millimetro e la buona Erminia non mi riesce a salire. Erminia, facciamo così allora. Ecco qua. No, no, non mi rompa le palle, madonna, i comandi però, che traumi. Ok. Adesso si riesce a salire. Lei si faccia i cazzi suoi che poi la metto di guardia se mi fa girare le palle. E dai, dai, dai. Qua potrebbe venire fuori una discreta postazione di difesa, in tutta sincerità. Vediamo un po' cos'altro riesco a inventarmi. Vediamo di metterla... gioco, cooperi per 5 secondi. Grazie. Ok. Da qua potrebbe venire fuori una cosa carina per attaccare l'eventuale nemico. Non mi dispiace. Sarà un pugno nell'occhio. Chi se ne frega. Però... diciamo che fa il suo porco lavoro. E ne metti. Visto che la gente di solito mi muore alla velocità della luce, vediamo di metterne due, così siamo difesi su ambedue i lati. Ok, sperando ovviamente che poi gli NPC lo sfruttino, se no le bestemmie, se devo stare a reclutare soldati ogni 5 minuti. Ok, quantomeno siamo un po' più difesi. Si possono mettere un po' di torrette? Ah, madonna. Devo imparare che devo sempre guardare un punto vuoto, se no ogni volta mi seleziona gli oggetti. Torretta mitragliatrice pesante. Oh, parliamone. Ce l'ho un po' barzotto, Ce l'ho un po' barzotto. Il mio dubbio più che altro è se la metto qui mi sparerà sul cancello. Poco ma sicuro. Però questo muretto sembra quasi fatto apposta, se mi permettete. Vediamo un po' di puntarla verso di là così. Oh, ciao piccola di papà. Ok, spero che tu faccia il tuo lavoro, se no le bestemmie,
Ah, e ne potevo costruire solo una perché ho poco petrolio. Porco cane, dovrò andarlo a cercare in giro. Un riflettore. Beh, il riflettore è d'obbligo quando arrivi a un checkpoint del genere. Qua, grazie. Ovviamente adesso manca la corrente. Sì, ma un po' più dritto. Fallout, tu mi fai venire i traumi ogni volta. Perfetto, dopo gli portiamo la corrente. Ma di sicuro col riflettore dovremmo poter fare abbastanza luce. Sperando mi passi attraverso il cancello, se no serve a poco. Ok, e la nostra postazione qui intanto è pronta. Vediamo di andare avanti. Alla luce di tutto ciò ci servirà anche un buon generatore, perché voglio cercare di portare la corrente in tutta la città. E saranno bestemmie, poco ma sicuro. Ok, vediamo di costruire qua direttamente una struttura sufficientemente protetta, in modo tale da poterci mettere i vari generatori, senza che il nemico in caso di attacco me li faccia fuori, perché sarebbe un gigantesco problema in quel caso. Una porticina d'accesso e il resto chiudiamo tutte le varie pareti. Se il gioco mi coopera, grazie, senza fretta Fallout, tanto non devo registrare mille video oggi. Ok, e ultima paretina. Ok, quantomeno qua dentro vediamo di piazzare i nostri generatori più sicuri. Cercherò di costruirne uno migliore dell'altra volta. Ho costruito un generatore proprio semplice, vediamo. Oh, cos'è? Cos'è? Ci sono anche quelli a vento. Però producono poco. Per adesso io posso produrre un generatore medio. Buono, ma contento. Gesù, lo spazio che occupa però. Me lo metta qua, grazie. Me ne metta anche un altro qui a sto punto. Perfetto. E così dovremmo avere un po' di energia elettrica. Ora ci saranno le bestemmie a mettere tutti i tralicci, Allora, traliccio energetico grande, ovviamente, perché qua cominciamo a fare le cose un po' più seriamente. Uno qui, cavo 2. Oddio, messo così non penzola neanche tanto. Vediamo se posso muoverlo col cavo attaccato. Sì, ok. Ah, però c'è il limite di lunghezza e sembrava un sogno divenuto realtà. Va bene, intanto me lo metta qua. Grazie. Vabbè, la distanza non è così male a tutti gli effetti. E mi colleghi intanto questo a uno dei generatori. E ovviamente non basta il cavo. Ok, ti dà fastidio perché c'è una casa in mezzo. E vabbè, precisino. Ecco, mettilo qua. Adesso mi colleghi il cavo. Grazie. Il solito gioco precisino. Come faccio allora a far portare il cavo da dentro? Oh, le bestemmie in arrivo, Ah, ok, vediamo se riesco a fregarlo con un semplice trucchetto. Se io gli metto uno di questi qua attaccato alla porta, così. Ok, questo te lo collego al generatore e ti va bene. E questo lo collego qua. Mai nella vita. Questo lo collego qui e questo lo collego qua. Oh, adesso... No, non mi fa... Madonna, io i tasti di sto gioco un po' mi danno sui nervi, sarò sincero. Ok, quindi tutto questo è alimentato correttamente. Oh, le bestemmie ovunque, gioco, Mi metta un coso di corrente che mi arrivi almeno fino qui. Ok, così dovrei poter alimentare anche la zona là sopra. Oh, perfetto. E almeno abbiamo il faro. Ottimo. Mi preoccuperò del level up. Hai alimentato il tuo primo oggetto. No, ma guardi che avevo un po' di luci, già alimentate. Perché mi fa fare brutte figure con la gente a casa? Anche lei. Ora, io posso mettere un po' di luci per la strada, no? Perché mi mette tristezza tutto ciò. Non avete fatto tipo... No, luci stroboscopiche. Guardi che non è che devo fare la discoteca, C'ho dei fari industriali. Ma che tristezza. Cioè, proprio non c'è nulla di meglio. Ok, basterebbero per illuminare un po' le strade. Però, posso mettere anche un po' di lucine esterne? Oh, ok. Queste riducono un po' la tristezza, per fortuna. Vediamo di metterle un po' dovunque, se mi riesce. Ok, sono riuscito a passare un po' di tralicci. Come vedete, la città è leggermente più illuminata. Quantomeno si riesce un attimino a vedere un po' meglio la notte. Magari non tantissimo, però diciamo che tutto aiuta, Sì, ma quel faro almeno mi becca un po', scusate, in lontananza. Sì, ok, ma non mi serve granché, ci vedo io da solo. Ma che tristezza. Niente, mi metto anche mezza luce sull'insegna, almeno così la gente quando arriva sa dove si trova. Oh, ecco qua, c'ho tutte le erbacce davanti, ma non importa, il giardiniere ancora non l'ho assunto. Ok, ora non ci resta che costruire un minimo di struttura perché voglio che mi arrivi un po' di gente. La signorina si sente sola, ha bisogno di amici, quindi vediamo di costruire una casetta di fortuna, non la definirei di più a tutti gli effetti. Madonna, la tristezza del post-apocalittico però, veramente, Ok, anche la baraccopoli, la casa, diciamo casa, per gli eventuali profughi che mi arriveranno qui, diciamo che è pronta.
Dovrò solo portarci un traliccio in modo tale che anche questi poveri cristi mi vedano qualcosa, sennò altrimenti qua dentro potrebbero succedere degli incidenti non voluti. Vediamo un po', mettiamogli anche una lucina esterna. Facciamo anche due, meglio abbondare. Ok, per fortuna che mi albeggia, perché sennò le bestemmie già non vedevo una ciosba di mio. Vediamo di mettere mezzo traliccio anche qui per portare il resto della corrente. Grazie. Mi colleghi un filo. Ah, dai, non rompa le balle. Ok. Oh, abbiamo luce anche in tutto l'interno. Ma mai nella vita, Fallout. Mai nella vita che mi riesce a illuminare l'intera zona. Dimmi te se io mi devo inventare i trucchi per riuscire a illuminare una cavolo di casa. Ah, questo mondo post-apocalittico. Signora Erminia, anche lei però non mi fa mai un complimento. Guardi lei cosa le sto creando. Finora le ho creato solo problemi, ma vabbè, vediamo se basta. Ok, 3 su 4, lo ritengo un buon risultato. Oh, ok, ora non resta che riempire la zona di letti, perché sennò mi vengono tutti a vivere a casa mia, e vorrei evitare se possibile. Cioè, per la Erminia se c'è anche un bel figo, tanto vale, ma altrimenti faremo tipo una zona comune, il primo che si lamenta, uomini e donne insieme. Bisogna anche ripopolare tutti gli effetti, quindi non voglio lamentele. Ok, alla buona l'ho dovuta fare io, perché sennò veramente con Fallout sono solo traumi esistenziali a quanto pare. Vediamo che ne metto un'altra qua, che sennò poverini non mi dormono senza un minimo di privacy. Scusa, ho capito post apocalittico, ma c'ho la gente un attimino con le esigenze pure io. Ok, me ne metti un'altra qua. Oh, c'è già un minimo di divisione, ok? Che non serve un cazzo perché la gente da fuori ti vede dentro. Ma vabbè. Buongiorno. Ah, lei subito mi si abitua così. No, signorina, vedo che lei ha già problemi con la parete. Mi deve passare di qua. Non è così difficile. Senta, guardi, voglio essere gentile, le sposto la parete. Quanto pare. Oh, ce la fa? Oh, lei, vedo che la felicità sta anche tornando un po' su. Le bestemmie mie anche stanno salendo però, Ok, abbiamo messo un altro po' di letti. I comodini. Gesù, mi sembra che di stare a costruire un albergo però, Signorina Erminia, spero che si senta quantomeno soddisfatta della propria vita. Adesso magari gli mettiamo anche le lampade, signorina Erminia, tanto che ci siamo. Oh, Gesù, ci sono veramente. Io scherzavo, signorina, Ma vediamo un po'. Ma a parte che è abnorme. Ma che porco cane di lampada è? È gigantesca. Cioè, è da pavimento. Oh, è già un po' più passabile. Buongiorno, signorina Marcy Long. Arrivederci. Già meglio. E una casetta quantomeno ce l'abbiamo. Prossima cosa, dobbiamo dargli un po' di acqua e cibo perché li vedo messi malissimo. Allora, pensiamo subito all'acqua. Che fa lei? Fischietta così? Guarda che non la pago per fischiettare. Anzi, non la pago per niente, ma vabbè. Finché non mi chiede piaceri sessuali va tutto bene. Allora, risorse acqua. Deve essere collocato nell'acqua. Sì, perché sicuramente non sarà minimamente inquinata quest'acqua. Uno, ne mettiamo due per tranquillità, si sa mai. Non so quanta acqua serva, però prevenire è meglio che curare. Ecco qua. Brutti come la disperazione, ma non importa. Anzi, mettiamoli vicini. Ah, si può anche semplicemente mettere una pompa dell'acqua e produce acqua già di suo. Ah, ok. E adesso dovremmo poterci arrivare. Oh, e le pompe finalmente mi funzionano. Perfetto. Fanno 10 ciascuno, quindi sì. Due pompe più la cosa là. Ok, siamo a posto anche ad acqua. Ora cibo. Madonna, che brutta cosa essere sindaca. La signorina è proprio molto sindaca. Allora, per il cibo mi va anche di culo, perché in un episodio che non avete visto, perché stavo girovagando, ho trovato una serra piena di cosi. Quindi basta che li recupero in fretta e furia, dovremmo poterne piantare un po'. Anzi, ho visto, intanto che costruisco anche le cose per mangiare, che c'era quello per chiamare la gente. Com'è che si chiama un po'? Oh, segnalatore radio di reclutamento. Perfetto. La madonna. Che figo però, mi piace. Me lo metta qua, che dà un senso di professionalità, non so perché. E ovviamente richiede corrente, perché no, guardi, ce l'ha praticamente attaccata al culo, faccia lei. Perfetto. Dovremmo essere a posto? Ok, c'ha la levetta e si è messo sul verde. Deduco che il signore lavori da solo. Perfetto. Ok, erano delle specie di pomodori. In teoria dovrebbero andare bene. Sì, vanno bene. Oh, ok. Dove mettiamo l'orticiuello? Ecco qua che mi sembra un bel posto per mettere l'orticiuello. C'è anche la cuccia del cane. Ma dai, ma che figata. Lei mi metta piante come non ci fosse un domani, che prima o poi l'agricoltore glielo trovo.
Ok, e abbiamo messo tutte le piante di pomodoro transgenico orribile. E siamo a posto anche col cibo. Bene, 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 bene. Signorine, mi scusi. Mi segua, lei se cortesemente mi cogliesse il cibo. Lei non può tipo cosarmi i pomodori. Ecco qua. Le ho detto di andare a fare i pomodori. Vediamo se la signorina mi se... Madonna, c'ha l'aria un po' incazzata. Forse non le piace fare l'agricoltore, eh. Buongiorno, vedo gente al cancello. Mi perdoni che esco dalla modalità. Aspetti, no, sto facendo casino con i tasti. Abbia pazienza. Buongiorno, salve. Sono qui da poco, non volevo presentarmi. Piacere. Farò Erminia. Tutto necessario per trasformare questo posto in una vera casa. Allora, hai già in mente un lavoro adatto a me? Sì. Sì, ti spiego tutto. Ah, proprio così tranquilla. Allora, gentile uomo, lei ho bisogno che faccia... Che cazzo gli faccio fare a sto qua? Allora, lei la metto a fare la guardia intanto. Non mi sembra... addirittura! Cacchio, c'ha l'aria seria. Vada, vada a fare la guardia. Però, sì, anche lei, buon uomo, mi perdoni. Sono contento per lei, ma mi chiude al cancello, santo Dios. Che guardia del cacchio è? Ah, non ci sono più le guardie di una volta. Brava Erminia, vediamo che la pompa funzioni. Bere acqua e ripristina salute. Oh oh, però mi aumenta anche le radiazioni. Erminia, mi smetta di bere acqua cortesemente, che la sento un po' più radioattiva. Ok, non andrei molto oltre perché sono qui da mille eoni. La città pian pianino ha proprio iniziato a prendere forma. Adesso abbiamo iniziato a costruire questa prima parte. C'è un po' di energia elettrica fino a qua. Adesso pian piano costruiremo trallicci, cose di difesa. Abbiamo l'acqua, abbiamo un po' di pomodori. Praticamente questa gente mi si sfama solo di pomodori, che tristezza, ma vabbè. Abbiamo un minimo di difesa. Non è male, non è male. Abbiamo un punto. Lavoro da fare. Non ho tempo per parlare. Guardi che io sto facendo l'outro, non sto parlando con lei, eh. Stasera a letto senza tetta lei, eh. Porca puttana. Non è possibile. Guardi, mi ha fatto girare le ovaie. Ma veramente, guardi, me ne vado. Basta, basta. Pian piano la città si sta riprendendo, ma c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Intanto speriamo che la gente cominci ad arrivare, dopodiché vediamo di aprire diversi esercizi commerciali per far ripartire l'economia. Sono sicuro che il tutto ci tornerà molto utile nelle nostre future avventure in questo mondo rovinato dalla stupidità umana. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!